Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro con Renato Soru, candidato alla presidenza sarda, che verterà soprattutto sui problemi dei centri storici urbani. Abito in castello, candidato per la lista Vota Sardegna nella coalizione a sostegno della regione. Farò una introduzione, poi darò la parola ad alcuni rappresentanti di stand, quartieri storici, sarà la possibilità di andare al presidente. Sì? Cosa c'è che non va? Ok, così va bene? Ok, grazie. Allora, Cagliari è il centro storico. Cagliari è una città, come sappiamo, antichissima, quasi 3.000 anni, forse di più, insomma, un luogo in continuazione, urbana, abitata in adesso? Sì. Però una delle cose che mi colpiscono di più guardando i dati che riguardano è il fatto che boh. Non respiro, non parlo, se volete. Non lo so. Prova a chiedere al tecnico che è all'ingresso. Ci voglio credere. Sì, ma lo sto tenendo la stessa posizione. Penso. Vabbè, ma sciusciao so gioco adesso. Comunque, insomma. Stavo dicendo, questo dato che mi colpisce è relativo al fatto che, diciamo, il 54% dei residenti a Cagliari, secondo almeno i dati, non sono nati a Cagliari, vengono da altri posti e nel 43% dei casi vengono dal resto della Sardegna. Cioè una città antichissima ma modernissima, in fusione. Il centro storico in particolare occupa, diciamo, lo spazio che era della città storica fino al 1857-1860, quando sono in ambienti urbanistici. aveva 35.000 abitanti nel 1857, non è poco. Il centro storico di Cagliari popolazione che ci risiede, parlerò pochissimo di dati, però alcuni li vorrei così ricapitolare perché sono sempre utili. La popolazione che vive nel centro storico è composta principalmente da single e da maschi anche. C'è una proporzione più alta di maschi rispetto alle donne e c'è una proporzione altissima di single. È un po' più bassa di quella della città. Cagliari ha un'età media di 50 anni, aveva 44 anni 20 anni fa, quindi è aumentata l'età media, e nel centro storico è un po' più bassa, 48 anni. Però il dato, l'ultimo dato di cui vi parlo, che mi ha colpito maggiormente perché apre la possibilità a ragionare, è quello della perdita della popolazione. La perdita della popolazione su Cagliari negli ultimi 20 anni del 900. Il centro storico invece no, non ha perso abitanti, tranne Castello. Castello ha perso negli ultimi 20 anni il 17% dei suoi già scarsi abitanti. Non è il solo quartiere di Cagliari a abitanti. Per esempio, il nuovo Sant'Elia, il nuovo quartiere di Sant'Elia ha perso il 30% degli abitanti negli ultimi 20 anni. Mulino Beccia ha perso il 25%, il CEP ha perso il 23%. Sono i quartieri che
che hanno perso più abitanti, significa? Per spiegare la ragione per cui alcuni perdono e altri no abitanti, io mi riferisco a un libro che amo molto, di una urbanista americana che amo molto, che si chiamava Jane Jacobs. Jane Jacobs ha scritto un libro che si intitola, bellissimo, che si intitola Vita e morte delle grandi città. Ed è un classico dell'urbanistica critica, anche se vogliamo. Secondo la Jacobs, laddove i quartieri si riducono a una sola funzione, la residenza, il commercio, a una sola ed esclusiva funzione, i quartieri si svuotano. Però invece, scusate questo problema tecnico, quando esiste una pluralità di funzioni. Cosa può fare la politica? La politica può intervenire naturalmente, anche perché, per esempio, della cosiddetta urbanistica funzionale, quella appunto che assegnava a Mulvecchio la sorta di quartiere dormitorio e a Castello quello di quartiere turistico, qualcosa del genere, ma che in America è stata molto più importante. Stavo dicendo, può intervenire cambiando la politica, può intervenire verso politiche che favoriscano invece quartieri con una pluralità. In Sardegna, come sapete, la competenza primaria nell'urbanistica, cioè in questa cosa siamo più o meno autonomi, diciamo veramente, esisteva uno strato di norme, disagio dei monumenti e dell'urbanistica precedente, però con uno strumento di autore, il cui presente Zoru, come presidente della regione, il PPR, si è data, diciamo, la stura a un nuovo tipo di politica urbanistica decisamente più avanzata, sul quale si innestano i piani urbanistici comunali e anche il piano storico della città di Cagliari, che esiste. Per cui un passaggio importante per il quadro delle politiche urbane. Io spero che nel futuro queste politiche si occupino non solo del costruito, non solo degli edifici, ma degli aspetti sociali, in modo che si favorisca, ecco, l'equilibrio fra tutte le funzioni all'interno di tutti i quartieri, che si sviluppi una maggiore integrazione fra i quartieri all'interno dei tessuti urbani, che ci siano trasporti pubblici meno avari, perché con Castello sono molto avari, e che si recuperano, ecco, non solo il costruito, ma anche le funzioni economiche, le funzioni artigianali, commerciali e, per dire la verità, in Castello soprattutto la residenza, le funzioni residenziali e le funzioni residenziali dirette ai sardi, perché c'è un numero sempre più di appartamenti che vengono comprati un po' come a Venezia da non sardi, contro i quali ovviamente non ho niente, e lasciati vuoti per gran parte dell'anno. Darò la parola a tre, diciamo, rappresentanti di istanze secondo me molto importanti di Cagliari e in fondo per i centri storici della Sardegna, perché non dobbiamo dimenticare che esistono altri centri storici urbani in Sardegna. Invito a venire qui Stefano Rolla. Prego Stefano, accomodati qui, che è qui in quanto che è un commerciante cagliaritano, ma è il portavoce del Comitato dei Residenti di Castello, che ringrazio moltissimo per la loro disponibilità, ed è anche presidente del Centro Commerciale Naturale Sendo, giusto? Al quale afferiscono tanti commercianti di Via Manno, Via Garibaldi e di quelle zone. Grazie, prego. Prova. Adesso vediamo a tenere sto microfono attivo, e anche voi. Io me ne andrei perché ha già detto tutto lui. No. Quindi, no, se leggi il mio testo te lo leggo. abbiamo forse degli intenti comuni. Allora, Stefano Rolla, sono prima di tutto un residente. Io abito poi in una zona ibrida, via Mazzini, dove praticamente io ho la testa in Castello,
perché sono l'ultimo piano che dà su, proprio sul bastione, e i piedi alla marina. Quindi a me stanno a cuore entrambi i quartieri, in generale il centro storico. Il mio lavoro è essere un commerciante, qualcuno forse conoscerà la mia attività, da 5 anni, da roba, e sono anche presidente di un centro commerciale naturale, ma vengo qui prima di tutto come delegato del comitato dei residenti di Castello per fare una chiacchierata, per portare un pochino delle istanze a chi è poi alla fine le leggi le fa, e potrebbero essere utili magari dei consigli, non che ne abbiano bisogno, però magari qualche punto di vista in più può sempre far comodo. Più che altro penso che sia importante trasferire il nostro sentimento, cioè come è cambiato da 20 anni a questa parte, come è evoluto, come sono andate le esperienze che sono state fatte. Faccio un esempio: Corso Vittorio Emanuele, tutti i ristoranti, è stato positivo? Sembra di no. Andiamo a vedere quante ne aprono, quante ne chiudono, i problemi con i residenti. Non è andato proprio bene il Corso Vittorio Emanuele. Ecco cosa diceva lui: la mancanza di equilibrio. Mancanza di equilibrio, questa è tutto il sunto. Io ho preparato delle cose, ho detto le leggo, poi come sempre bisogna andare un po' a braccio. Che cosa si chiede? Allora, questo è un intervento difficile, perché siamo qui a parlare di una città con un candidato presidente della regione. Non è che lui, il sindaco di Cagliari, può intervenire in determinati modi. Allora io dico, questo intervento deve essere valido per Cagliari, ma anche per tutti i centri storici, perché tanto le tipicità dei centri storici sono simili. Togliamo anche la Sardegna, vado a vedere Milano, Venezia, Napoli, Roma. Quanti problemi si stanno creando per il disequilibrio tra attività commerciali, turismo, residenti? In tante città ci sono tante battaglie legali, tanti problemi per la fruizione dei centri storici. Come diceva lui, è sempre stata vissuta, addirittura Cagliari, scusate se uso il, era una città universitaria, scusate, Castello, il quartiere Castello era un quartiere universitario. Dico era perché adesso ci sono, è rimasto ben poco, e qui abbiamo perso davvero una parte del tessuto urbano, residenziale, economico. Quando da qui se ne sono andati via i negozi e i servizi, se ne sono andati via prima di tutto gli uffici. Chi faceva vivere Castello spesso erano anche gli uffici. Ma dobbiamo risparmiare, dobbiamo creare situazioni più comode, facciamo la cittadella di là, facciamo la cittadella di qua, quella finanziaria. Castello, qui si parla del 17%, io la mangio e dico, bisogna vedere quali dati sono stati usati. A me sembra molto di più lo spopolamento di Castello. Allora, sono diversi, perché l'atlante demografico dice la proprietà della casa è intestata a una persona, ma magari sono spopolate, magari ci sono, vengono usate in modo diverso. Comunque, tornando a quello che sono le, diciamo, richieste, cosa è necessario a una città come Cagliari? Forse gli indirizzi, prima di tutto a livello urbanistico, che diano possibilità di uno recuperi, ne parlerà anche il signore che si occuperà di Maurizio, il settore alberghiero, recupero ovviamente delle strutture che sono ferme. Abbiamo un problema importante, la sovrintendenza. Io lo vedo un po' un problema, nel senso che sembra quasi che va bene dover rendere conto alla sovrintendenza, ma abbiamo lavori,
come si chiama Castello? Con me il soprannome di Castello, qualcuno lo sa? Transello. Transello. Ok. Abbiamo impalcature, la più vecchia mi pare che abbia 14 anni ed è questa qui all'ingresso, dove hanno messo delle 14 anni, non è un gioco 14 anni, 14 anni fa hanno messo delle transenne perché stava crollando un pezzettino di un muro. 14 anni le transenne. Bastione Santa Caterina. Stato rifinanziato il bastione Santa Caterina a gennaio del 2023. I lavori pubblici hanno pubblicizzato sul giornale, partiranno i lavori a ottobre del 2023, data di lavori un anno, fermi. Questo che cosa dà? Dà problemi, perché se un cittadino non vede, viene tenuto, si parla, io lo vivo, io il quartiere lo vivo, do luce a una finestra, anzi a due, sì. Do luce a quante vetrine? 4 vetrine, ok? Se io non ci fossi, forse magari sarebbero illuminate da qualcun altro, ma spesso potrebbero essere anche spente queste luci. Qui abbiamo bisogno di una fruizione vera dei nostri quartieri. Come si può fare? In primis, proprio facendo che i quartieri ritornino a essere appetibili, perché io da un quartiere brutto alla fine sono talmente devastato che me ne devo andare, e lì inizia lo spopolamento. La bottega chiude, non abbiamo un ufficio postale, non c'è un presidio di polizia. C'è, abbiamo la prefettura lì, non è un presidio di polizia, sono uffici. Ci danno sicurezza? No. Fanno controllo? No. Prima c'era il presidio dei vigili urbani, ma lo dobbiamo chiudere per soldi. Vabbè, tutto gira intorno ai soldi, va bene. Tornando alle sovrintendenze, sai cosa mi fa ridere a volte? Che nel poco che ho imparato in questi anni ho scoperto che nessuno ha mai colpa di niente. Chiedo al sindaco, il dirigente mi dice, no, ma è colpa del, che ne so, gli ascensori. Abbiamo un ascensore che è fermo, stato montato, ma non è stato colpa. È colpa dell'Ustis. Perché l'Ustis regionale ha solo un ufficio per tutti gli ascensori d'Italia. Wow, fantastico. Poi vai da quello. Non è colpa mia, io l'ho detto al sindaco che non è colpa nessuno, mai, mai. Tutti fanno belle campagne elettorali e poi i risultati spesso sono zero. Poi cosa succede? Arrivare quello che chiede il cittadino, è successo via le Sant'Andrace, come lo volete via le Sant'Andrace? Doppia corsia, oh, no, senso unico, per doppia corsia. Non ha molto senso. Quindi un pochino bisogna intervenire sulle responsabilità. Se la sovrintendenza blocca i lavori per 10 anni e la città muore, di che colpa? Io, cittadino, a chi mi devo riferire? Noi non possiamo mai chiedere i danni. Una volta un sindaco mi disse, mica mi puoi chiedere mica mi puoi chiedere i danni se ti chiudo la strada. Perché tu oggi stai perdendo, ma nel momento in cui guadagnerei di più, mica mi dai di più. Ragionamento importante da sindaco, vero? Io invece sono uno idiota che dice, oh, per me i lavori pubblici dovrebbero partire dalle 6 del mattino fino alle 22 di notte per non disturbare il residente, 7 giorni. Vedo via Roma ancora chiusa, non lavorano il sabato e la domenica, lavori pubblici. Poi mi chiedi a me, commerciante, di aprire? Ma i negozi mica sono aperti quando arrivano i croceristi sabato e domenica. Perché gli uffici sono aperti. Quello che viene richiesto è muovere o dare indirizzi per sveltire le pratiche. ZTL, abbiamo telecamere spente
da quanti anni? Due? Il comune ha detto sì, accendere. Ve ne sapete niente? Le hanno montate, non le hanno montate, sono vere, sono finte. Abbiamo delle grosse difficoltà qui in Castello, ma questo è in generale tutti i centri storici. Dal punto di vista invece, chiudo perché ho 30 secondi, dal punto di vista commerciale, una cosa che residenti, ma ci sono anche delle persone con attività commerciale, quello che si chiede è la possibilità di normare o dare un indirizzo su quello che è un nuovo equilibrio, come ha detto lui, tra residenti e attività produttive. Adesso viene chiamato il quarto d'ora, cioè tutto in un quarto d'ora. Prima si chiamava quando tutto era sotto casa, semplice. A volte per andare indietro, per andare avanti bisogna tornare indietro, dice una vecchia regola. Si fanno le sperimentazioni. Non stanno andando bene certe sperimentazioni. Dovremmo riavere un po' un riequilibrio. Io spero che un presidente possa anche, non conosco le vostre possibilità, però dare degli indirizzi ai comuni per cercare degli equilibri per poi non perdere quella che è l'essenza dei quartieri storici. Nei negozi chiude la reale, è un discorso che è enorme. Io sono convinto che il presidente sia molto più comunque hai detto 1007, sì, eravamo lì. Residenti sono questi, bisogna vedere quanti poi appartamenti sono impegnati da altre attività. Non è che siamo morto a Castello, non sto dicendo quello, però è un quartiere che come ho scritto qui è di stile feudale, perché poi alla fine chi arriva a comprare l'appartamento arrivano i centri interessi diventare la cosa deve diventare un parco di divertimenti per certe attività. Non vogliamo che noi diventi questo, ma non lo voglio io, non perché sono residente, allora vado contro, non lo voglio perché i centri storici hanno un vissuto e devono essere movida culturale, dare la testa, non come scrive, io chiudo, sta chiudendo lui da solo, in retta in musica, non è questo è storico. Okay. Scusate se mi sono dilungato. Grazie davvero Stefano Rolla. Castello e gli uffici, Castello nel 500, ci dimentichiamo spesso che Castello è stato la capitale della Sardegna, no? Per tanti secoli, è sede del viceré, degli stamenti, il Parlamento Sardo dal 1325 al 1847, della Reale Udienza, cioè il primo nucleo del governo laico che Filippo II introdusse in tutto l'impero spagnolo. L'Inquisizione era a Sassari, caro mio, mi dispiace. Dove poi c'è stata la questura. Ok, allora, Battelli, che è presidente della Allora, mi sento... Sì. Mi mette in piedi, si sente. Lato turistico dei centri storici. Lato turistico. Intanto qualche dato, visto che siamo a Cagliari.
Cagliari nel lato turistico extraalberghiero, quindi chi utilizza le proprie strutture, le proprie case, i propri immobili per i turisti, stiamo parlando di 2500 strutture su Cagliari. 2500 strutture su Cagliari e, se stringiamo un po' e parliamo di Castello, a Castello più o meno ce ne sono 300. Quindi questi sono i numeri dell'extraalberghiero di questo quartiere. Gli altri due quartieri importanti sono La Marina, Villanova, Stampace, cioè diciamo tutto quello che parte dal porto e sale su verso Castello, e quello è l'area storica di questo settore. Oggi Cagliari, anche dal punto di vista turistico, poi si è spostato anche in altre aree, per cui oggi c'è tanto extraalberghiero anche a San Benedetto. Si sta sviluppando molto tutta l'area del Poetto, e quindi non è soltanto più Castello, Marina, ma diciamo, la situazione è molto, molto generalizzata. Questo ovviamente rende la cosa un po' più abbastanza particolare rispetto ad altre aree della Sardegna, per cui se parliamo di centri storici, di borghi, in Sardegna il ragionamento non è esattamente come quello di Cagliari, dove il turista oggi a Cagliari è disperso, cioè noi vediamo turisti, una popolazione di 250.000 persone, lo vediamo soltanto se andiamo in Piazza Aiene, vediamo molti turisti, ci sembra che ci sia tanto turismo, infatti è molto disperso. Già Castello, ecco, se ci sono 1.700 abitanti e 300 strutture, se tutte queste strutture in questo momento sono piene, 500... poniamo 500-600 dei centri storici. La cosa importante è che sicuramente per il turismo, soprattutto per le aree, sono devo parlare, se mi metto così, se mi avvicino parlo qua perché è una questione allora delle onde. Ecco, mi sentite tutti meglio? Bene, va bene così. Allora, dal punto di vista del settore dell'extraalberghiero, e nella mia idea, per tanti centri storici è forse l'unico modo per dare una rivitalizzazione turistica, tenendo conto ovviamente di quello che diceva prima anche Rolla, cioè il fatto che una destinazione, che un centro storico, che un borgo diventi turistico non deve essere visto e non deve essere gestito in modo tale che poi i residenti non ci siano più, cioè che diventa un parco di divertimenti, come lo chiamava prima Rolla. Quando si parla di questo aspetto si fanno alcuni esempi. Quindi Firenze, Venezia, Roma, centro storico, Napoli un po' di meno, centro storico. Ma lì siamo su numeri decisamente molto lontani da come siamo oggi qua, ad esempio a Cagliari. Vi faccio due numeri. Cagliari a agosto, che è il mese dove si vende di più per i turisti, fa 5.400.000 euro di fatturato l'extraalberghiero. Di tutta la città, 5 milioni e 4. Tutta Cagliari in tutto l'anno fa poco meno di 20 milioni. Firenze, centro storico, il mese migliore, che è settembre, fa 30 milioni. Cioè, quando parliamo di il pericolo di diventare come Firenze, come Venezia, stiamo parlando di una roba da cui noi siamo non lontani, lontanissimi. Meno male che sappiamo qual è il pericolo, perché effettivamente in alcune aree, tipo Firenze, Venezia, i turisti hanno eliminato i residenti ed effettivamente è diventato una sorta di parco di divertimenti. Noi sappiamo che il rischio può essere quello, da lì essere vicini al rischio siamo molto lontani, ma molto, e quindi possiamo governare il sistema. Governare il sistema significa che devi tener conto che ci deve essere il giusto mix, ma
se io voglio che un borgo, una destinazione, diventi anche turistica, devo intanto dare la possibilità ai turisti di soggiornarci, quindi devo dargli in qualche modo un posto a letto. Devo darglielo, altrimenti qual è l'altro rischio? Che i turisti diventano delle meteore, cioè gente che passa nella destinazione, lo vediamo la mattina e vanno via. Tante destinazioni della Sardegna, del centro Sardegna, tanti borghi del centro Sardegna sono di questo genere. I turisti li vedono come meteore, arrivano con i bus, stanno la mattina, si fanno il giro dei bar, vanno a vedere qualche attrazione turistica, dopodiché ripartono e non soggiornano. Quindi la ristorazione la sera non lavora, i bar la sera non lavorano, cioè non rimane praticamente niente. Allora, questo è quello che secondo me va evitato. Va incentivata invece la possibilità di dare posti in letto, strutture belle per i turisti, perché questo porta al reddito a chi ha la struttura, porta al reddito alla ristorazione, agli artigiani, alle botteghe, a tutto quello che si può far nascere attorno a una destinazione. L'aspetto che prima Rolla, l'ho spento io adesso, era colpa mia, l'aspetto della ristrutturazione è importante. Perché? Perché ci sono tantissime strutture nei centri storici, nei borghi della Sardegna, ma anche qui a Castello, che stanno cadendo a pezzi, sono fermi. Allora, se io devo investire per ristrutturare e però ho 20.000 vincoli, allora, sai che c'è, lo lascio così com'è, che tanto è meglio neanche imbarcarsi nell'operazione. Quindi questo aspetto qui, da un punto di vista della legge urbanistica, non so come, non è il mio mestiere, quindi non saprei come, però questo sicuramente può essere uno dei canali per poter dare una nuova vita a tanti borghi, come ad esempio anche come sta succedendo qui a Castello. Grazie. Deve stare qui, c'è un'area buona. Grazie, grazie. Ma sbagliato. Erano 1670 vent'anni fa. Ok, sì. Adesso do la parola a Elisabeth Rico, prego, che presidente della rete di coordinamento delle diaspore in Sardegna. Diaspora, plurale di diaspora. Grazie. Più vicino, di la verità. Buonasera a tutti. Sono Elisabeth Rico e prima di tutto sono un ingegnere laureata qui a Cagliari nel 2007. Però stasera sono qui a rappresentare le diaspore della Sardegna. Le diaspore immagino che sappiate cosa siano, spero. Sì, bene. Per chi non lo sa, le diaspore sono le persone che si sono spostate dal proprio paese e hanno deciso di vivere in un certo luogo, in questo caso la Sardegna. Oggi si parla di centri storici della Sardegna e mi scuso perché sono arrivata leggermente in ritardo, quindi non ho potuto sentire tutto l'intervento di chi mi ha preceduto, della prima persona che mi ha preceduto. Ah, sei stato tu? Ah, quindi è ancora la seconda? non lo so se è stato toccato un tema, in mia presenza non è stato toccato, quindi io vorrei sottolineare, visto che si parla di problematiche dei centri storici, il fatto che possa diventare una movida culturale. Allora, per quanto riguarda Castello, Cagliari è stato toccato tutti i vari punti, dal punto di vista turistico, dal punto di vista dei residenti. Vorrei toccare il tema dei migranti nei centri storici. Nei centri storici vorrei toccare soprattutto Sassari.
se qualcuno di voi qui presente conoscono il centro storico di Sassari. E visto che parliamo di rischio di spopolamento e chi mi ha appena preceduto ha parlato anche delle difficoltà a causa dei vincoli per le ristrutturazioni, il recupero delle case che sono nei centri storici a causa dei vari vincoli, queste case che poi i proprietari lasciano così perché no, non vogliono imbattersi in beghe varie con i vincoli, sono le case che poi mettono a disposizione dei migranti che sono alla ricerca di case che difficilmente hanno possibilità di trovare degli affitti in alcuni luoghi, e quindi questi accettano quindi di prendere quello che trovano, e così si creano quindi dei ghetti, poi anche delle bettole, dove ci sono inserite, sono sottodimensionate rispetto al numero delle persone all'interno di queste. E questo succede anche a Cagliari, anche nel centro storico di Cagliari. A Sassari ancora peggio, lo spopolamento e l'impossibilità di ristrutturare. Sassari è diventato proprio la movida dell'esclusione. La movida dell'esclusione perché ci sono principalmente i migranti. Bello da un punto di vista di conoscenza delle varie culture, però queste sono prevalentemente interagiscono tra di loro, e creando anche disagi per loro stessi e anche per i cittadini autoctoni, e creando discrepanza nella convivenza tra i cittadini. Una cosa che potrebbe essere vissuta meglio, perché i cittadini magari vogliono e sono accoglienti, e sono anche spesso curiosi di conoscere la cultura altrui, da chi viene da un'altra parte, e incontrarsi, conoscere le varie e trovarsi poi con delle similitudini. Però le condizioni di degrado nei quali poi versano portano a far sì che anziché includere si escludono, e si creano poi delle situazioni che portano poi a sentir dire razzista, quello invece non è una questione di razzismo, ma è una questione di situazioni che si vengono a creare. Persone quindi non hanno possibilità di dialogare in un contesto diverso. Quindi io porto questo all'attenzione del nostro candidato, che purtroppo ho dovuto dare le spalle per il microfono, e non mi dilungo troppo. E grazie. Volevo ricordare, Elisabetta non l'ha detto, però anche lei è candidata a Sardegna a sostegno di Renato Soro. Adesso apriamo alle domande, va bene? Allora, chi vuole intervenire? C'è qualche segnale? Vuole fare qualcosa? Per favore, soprattutto domande, diciamo, interventi. Il ghiaccio? Ok, perfetto. Vi chiedo di presentarvi prima di dire chi siete, prima di intervenire. Grazie. Niente? Ok. Barbara Foddis, sono ingegnere, laureata in ingegneria civile edile. Quindi i miei studi sono abbastanza connessi anche con lo studio della città di Cagliari dal punto di vista urbanistico, storico. La cosa che mi chiedo è
se qualcuno lo sa, perché Castello si è spopolata rispetto a tutti gli altri? È una mia curiosità. Raccogliamo le domande. Ok. C'è qualche domanda? La professoressa Lavinio. Saluto. C'è qualche altra domanda? A parte questa richiesta di sapere come mai proprio Castello si è spopolato. Beh, comunque se posso dire qualcosa su questo è proprio perché si è ridotto a poche funzioni, proprio come ha detto Stefano Rolla, gli uffici se ne sono andati, poi se ne sono andati i negozi, poi se ne sono andati la posta, il tabacchino. Negli altri quartieri no. Gli altri quartieri sono collegati al resto della città, a Stampace ci sono le poste. Volete questo? Vi aggiungo un residente. Un fenomeno fatto è praticamente un di studenti dal centro storico alle periferie urbane, nel senso che molti studenti sono schiacciati verso Quarto Sant'Elena, proprio nelle periferie. Ritengo che questo sia un danno enorme per Castello, per il centro storico e per la città, non solo per lo spopolamento, ma perché la risorsa culturale legata proprio alla presenza degli studenti è una risorsa a cui secondo me il centro storico non rinunciare. Quindi qui si pone il problema dei costi degli spazi, quindi gli affitti, però a questo punto vorrei anche dire che sino a qualche anno fa c'era qualche migliaio di appartamenti di proprietà pubblica, sfitti, praticamente in disuso e abbandonati al degrado. Claudia, c'erano due interventi. Prima c'era, poi c'era lei. Mi sembra. Allora, prima do la parola a lui, così animiamo questo. Come? Mi chiamo Antonio Pizzano, sono nato in via Corte d'Appello. Quando ero bambino in Castello c'erano 4.000 abitanti. Buona parte della popolazione però viveva in condizioni disumane. Il popolo dell'abisso che viveva nei sottani. Uno dei motivi per cui la popolazione si è ridotta penso sia questo. In 50 metri di strada potevi trovare 50 bambini a giocare per la strada, oppure il bastione brulicava di bambini. Ovviamente il problema demografico è noto a tutti. Un altro motivo che rende invivibile il quartiere di Castello è dovuto al fatto che la popolazione invecchia e non può permettersi di vivere un anziano in una casa dove non ci siano un ascensore e in un quartiere dove ovviamente non ci sono più servizi. Io penso che questi siano i motivi principali. Un modo per ripopolarlo potrebbe essere quello di utilizzare le case, ristrutturarle e fare degli studentati per gli studenti. Okay. Grazie. La popolazione anziana rispetto agli altri quartieri è meno popolata da anziani rispetto ad altri quartieri. Questo è un dato generale nel centro storico più elevato. Prego. Sì, sono Giovanni Satta, sono residente in Castello per scelta, sono uno dei, diciamo, dei nuovi arrivati, nuovi per modo di dire. Volevo chiedere al candidato presidente Solo.
se, siccome si è parlato di rivitalizzazione culturale dei centri storici, quando lui era stato presidente si erano, diciamo, chiamati diversi personaggi famosi, diciamo, key star, a progettare pezzi di città. Si parlava di uno studentato, si parlava di, diciamo, di una rivitalizzazione di un quartiere che non è storico, ma è con un'idea, diciamo, che non era limitata a Cagliari residenti, ma alla Sardegna con una visione internazionale. Anche adesso. Questa, si ritiene ancora che queste iniziative, che poi sono state triturate, insomma, nel tempo, possano funzionare ancora, o siano diventate con interventi come quello, per esempio, di Via Roma, chiamare le archistar per dare un bollino a, invece, se corrono il rischio di dare un bollino a interventi che invece sono decisi in altre stanze. Insomma, volevo capire se c'è questa intenzione e come magari vuole portarla avanti. Grazie. C'è qualcuno? Anna Solis. Buonasera, sono Anna Solis, sono una di... faccio parte di quell'alta percentuale di persone del resto della Sardegna che si sono trasferite a Cagliari. Ascoltando le riflessioni su Castello e sul fatto che a Castello si sono persi servizi, eccetera, a me viene da fare immediatamente un paragone con i nostri paesi, con i paesi dalle aree interne, che si stanno spopolando e stanno perdendo i servizi, e viceversa stanno perdendo i servizi perché si stanno spopolando. C'è una correlazione, c'è una possibilità di ragionare in una maniera complessiva su questo fenomeno che sì, tocca i centri storici delle città, ma in realtà tocca i centri storici di tutta la Sardegna? Se c'è qualche altro intervento, oppure... Prego. Sì, sono Biagio Sanna, abito in Castello da 42 anni e vorrei chiedere o avere una precisazione da chi ha legato lo spopolamento di Castello all'assenza di uffici. Io in 42 anni non ricordo, a parte l'ufficio postale, altri uffici o la prefettura, finito, non ne ricordo altri. Quindi, sì. Sì, ma stiamo parlando di 70 anni fa, 60 anni fa. Cioè, io veramente uffici qui non ne ho rintracciato da 42 anni a questa parte. Il problema di Castello è comunque legato molto a quello che è stato anticipato prima, ovvero ai numerosi vincoli che la sovrintendenza ha esteso ai recuperi degli appartamenti e dei palazzi. E quindi ci vorrebbe, non dico una generalizzazione e una dismissione totale di normative che purtroppo sono legate anche a quelle che lo Stato impone ai centri storici, nei centri storici, ma a trovare una soluzione di elasticità e non di rigidità come attualmente esiste, soprattutto in un quartiere che è quello più visitato dai turisti, perché c'è un panorama invidiabile, però legare tutto al panorama francamente mi sembra un po' riduttivo. Quindi da questo punto di vista la regione, e qualora il presidente Soru diverrà nuovamente presidente, nazionale, perché non ho la palla di vetro lui, però comunque il microfono quello che è, qualche batteria in più magari. Quindi da questo punto di vista un impegno anche da parte del presidente, che ha altre carte da pelare, non solo i centri storici, ma noi purtroppo viviamo un problema che non è ulteriormente il
non è dei migliori. Io ho avuto modo di girare molti centri storici in Italia e francamente l'incuria che trovo nel mio quartiere non l'ho riscontrata in altri. Pertanto un minimo di attenzione in più a un quartiere che è storicamente quello più antico sarebbe opportuno da parte della politica, da parte della regione stessa, visto che lei è stato il paladino anche del famoso piano paesaggistico. Io ne ho respirato perché mia moglie ha lavorato per 5 anni a quel piano in regione, quindi ne conosco molti risvolti e devo dire che è stato un lavoro pregevole da questo punto di vista. Certamente, ripeto, occorrerà un impegno non comune per i centri storici, perché veramente viviamo una situazione di degrado con certi vuoti tecnici che ormai sono diventati un deposito di immondizie. Non c'è assolutamente un minimo di cura da quel punto di vista, pertanto insomma veramente quello che le chiediamo io in primis, ma credo tutti, è un minimo di attenzione in più da questo punto di vista. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, do la parola a Renato Soru per concludere. Grazie. Grazie a voi. Vengo anch'io un po' più in qua. Questo è uno dei problemi di Castello, che non funziona il cellulare e non funzionano nemmeno il Bluetooth in questo caso, perché le mura sono spesse. Quello è il problema, non le prime. No, credo che ci sono delle barriere sui muri. È stato detto all'inizio, alla fine questo qui è candidato alla presidenza della regione, non è candidato sindaco, quindi in che modo la regione si approccia, può affrontare, può aiutare a risolvere alcuni dei problemi di cui avete parlato, insomma. La regione ha molto da fare, si interfaccerebbe molto spesso con Castello, gli altri centri storici, come è stato detto non qui solo a Cagliari ma in giro per la Sardegna, a Sassari come è stato citato. E trovo molto giusto, perché anch'io facevo lo stesso pensiero sui centri storici dei paesi, no? Che si spopolano, più si spopolano perdono servizi, perdono funzioni, poi rischiano di diventare dei luoghi solamente di anziani che resistono e piano piano perdere la vitalità che avevano conosciuto. La regione si occupa del piano paesaggistico regionale, ma poi si dovrebbe occupare dell'urbanistica, della parte che sta subito a valle del piano urbanistico, che è un piano di livello più generale, insomma una vista dall'alto. Il piano paesaggistico regionale va attuato, non è una serie di vincoli il piano paesaggistico regionale. Nella nostra idea, nella nostra visione, era un diverso modello di sviluppo, un'idea che si potesse vivere in Sardegna senza consumare eccessivamente, senza consumare il paesaggio e senza consumare anche la possibilità per chi sarebbe venuto dopo di noi di avere le stesse opportunità in un ambiente bello, sano, così come l'abbiamo conosciuto noi. Era un modello di sviluppo, pensando anche che in un ambiente più pulito, in un ambiente più ci sarebbe potuta essere un'agricoltura migliore, ci sarebbero potuti essere dei paesi
meno rovinati a volte dallo sfilacciamento del piano urbanistico o dell'edilizia spontanea. Ci sarebbe potuto essere una costa più bella, con un turismo più bello, legato non solamente alla speculazione del momento, ma legato alla bellezza del paesaggio, alla possibilità di incontrare le culture diverse nei paesi dell'entroterra e così via. Era un'idea. Ed è, rimane, secondo me, soprattutto proprio un'idea di sviluppo e di vita diversa nella nostra regione. Però per attuarlo occorre approvare il piano urbanistico comunale. Fin tanto che non è approvato il piano urbanistico comunale, non vigono le norme del piano del PPR, vigono le norme di salvaguardia, e cioè fin tanto che non si approva il PUC, per prudenza, sai che c'è, mettiamo un po' di norme severe, generali, perché non vengano commessi errori prima che si approvi il PUC e non si vada avanti magari compiendo degli scempi, perché ne sono stati fatti. Avevamo sempre l'esempio della città murata di Sassari, che è stata buttata giù nel secolo scorso, o del sventramento di un'altra zona del centro storico, quello che è capitato a fianco alla Torre Mariana d'Oristano, oppure a fianco, non erano sempre privati, io avevo sempre in mente, a fianco ad una chiesa romanica tra le più belle della Sardegna, a fianco, proprio a meno di 100 metri, ci hanno messo una di quelle torri piezometriche, mi pare che si chiamino, quelle per dare pressione alle condutture dell'acqua in pianura. Oh, veramente, mi sono sempre chiesto, ma come è potuto accadere? Come è stato possibile che qualcuno delle bonifiche del Campidano di Oristano si è distratto e ha messo sulla carta quella roba, non c'era segnato che c'era una chiesa romanica, quando sono andati a iniziare a buttare cemento nessuno ha avuto il coraggio di dire boh, forse fermiamoci un attimo. Comunque il PPR va attuato attraverso i PUC. Fin tanto che non ci sono i PUC, ci sono queste norme di salvaguardia che sono più rigide. Questa rigidità sicuramente l'ha vissuta anche il castello, perché forse è stato approvato da poco il piano particolareggiato del centro storico di Cagliari. Quindi le cose dovrebbero essere, sono cambiate molte norme per rendere vivibile anche nel nostro modo contemporaneo di vivere le vecchie case del castello. E certo dei compromessi possono essere fatti, perché non è che bisogna o si possa pensare che si possa vivere in un museo. Comunque i temi sono l'urbanistica, certamente, le leggi sul commercio, che sono delle leggi regionali, le leggi sull'artigianato, le leggi sull'housing sociale, le leggi sul diritto allo studio, di cui avete parlato. Quindi sono parecchi i temi, il trasporto pubblico locale, sono parecchi i temi di livello regionale che poi però impattano anche sul castello e su tanti altri centri storici. Tornando all'urbanistica, che certamente mi sembra uno dei temi rilevanti, non voglio dire il più rilevante, è certamente un tema rilevantissimo. E io all'epoca mi dimisi qualche mese prima, proprio nel momento dell'approvazione della legge urbanistica, perché subito dopo il PPR doveva approvata la legge urbanistica proprio per renderlo vivo questo PPR. E quella legge urbanistica lì, in corso della legislatura, si stava portando dietro troppi condizionamenti e soprattutto stava lo stesso PPR. Stava mettendo a rischio quello che era stato per noi un pensiero importante per tutta la legislatura, e quindi ho preferito chiuderla lì. Sono passati 15 anni, è stata approvata ancora la legge urbanistica. Evidentemente è un tema complicato, dove gli interessi si contrappongono, dove le attività sono ben presenti, però essere approvato anche molto in fretta. Io sono appunto, ho in mente,
abbiamo anche provato a scriverla nel corso degli ultimi 2 anni, una legge urbanistica per la Sardegna. Poi naturalmente è una proposta, poi se dovessi essere io, la Giunta la presenterà in Consiglio regionale, il Consiglio regionale la discuterà, la emenderà e deciderà di approvarla. Intanto la legge urbanistica prevede maggiore facilità nell'approvazione dei PUC, perché abbiamo ancora una norma che rende molto difficile l'approvazione dei PUC, per cui a volte ci si impiega anni, tantissimi anni, qualche volta in maniera così per semplice negligenza o trascuratezza, o perché cambia il sindaco e poi vuole riniziare da capo, perché cambia il dirigente o il funzionario della regione, anche lui magari ha un approccio diverso, quindi è veramente una tela di Penelope, un continuo fare e disfare. E ci vuole una specie di allineamento astrale per trovare finalmente il momento in cui si incontrano due volontà che lo vogliono portare a termine. La legge urbanistica potrebbe semplificare e normare anche il fatto che c'è una proposta del comune, la regione la verifica, se proprio fa la verifica di coerenza con la PR, lo verifica. Poi, se ci sono delle osservazioni, le fa. Le fa tutte insieme, però. Torna a casa, le discute. Come? Sì. Come? Perché lo stiamo... Minchia, ora ci penso. Lo stiamo registrando. Così ci sente. Ma questa è l'unica sala storta del castello. Così. Abbiamo preso la... abbiamo preso prendere bene il filo assenza di regola, basta, lasciamo stare. Assenza di regole è l'arbitrio, e quindi questa cosa naturalmente. Poi c'è un altro approccio. Ricordato proprio ieri che quando abbiamo approvato il PPR abbiamo fatto un progetto, si chiamava Ithaca, c'è stato un periodo di formazione di 650 tecnici comunali, tecnici di ogni comune della Sardegna, di ogni ufficio tecnico, hanno avuto
l'importanza del paesaggio, l'importanza anche dell'abitare, non della, della contemplazione. Certamente occorrerebbe rifare formazione degli uffici tecnici per ricordare una cosa molto importante, ne parlavamo anche ieri. Il funzionario pubblico, il dirigente pubblico, non è un signore che è messo lì per controllare, osservare, analizzare, controllare e poi magari sanzionare. Non è lì per controllare, darti un colpo e rimandarti a casa. Non è lì per aspettare che fai qualcosa di sbagliato e poi sanzionarti. È un signore che ti dovrebbe invece accogliere, accompagnare, dare consulenza e portarti al traguardo, esattamente quello che era il bisogno dei cittadini. Tu vai in ufficio pubblico e devi avere un amico che è capace di accogliere, di capire che cosa vuoi, sia che sei molto bravo, un tecnico esperto, sia che sia meno esperto, e ti deve aiutare passo passo, non respingere la prima occasione. Ecco, qualche volta questa idea della pubblica amministrazione che deve essere accogliente, è capace di aiutarti, accompagnarti fino a risolvere il problema, si perde di vista. Quindi io credo che occorra fare veramente un cambiamento culturale dentro la pubblica amministrazione e spiegare, ricordare. Io ieri ne ho incontrato tanti dipendenti della pubblica amministrazione. In realtà c'è un atteggiamento positivo, c'è da parte loro, c'è una comprensione del valore del servizio pubblico che rende, che un medico, un funzionario della regione, dello Stato, insomma, svolgono un servizio importante, non sono lì una dogana o una gabella, svolgono un servizio importante, non è un lavoro comunale. Quindi sono pronti a essere richiamati a questi valori, a questi principi. Bisogna innanzitutto toglierli l'idea della politica che gli sta addosso, perché piuttosto che cercare regole uguali per tutti, cerca favori per gli amici. Bisogna magari premiare i dirigenti e i funzionari meritevoli, o non metterci qualche volta anche quelli meno capaci, ma sono amici degli altri. E loro stessi si devono comportare bene al loro interno, si devono distribuire a quelli di incarico, secondo le competenze e così via. Insomma, buon governo del territorio passa dalla formazione e anche dal reindirizzare quali sono le priorità. La priorità non è forciare e mandare a casa o far spazientire le persone. La priorità è trovare le soluzioni, aiutare a trovare le soluzioni. Nella legge urbanistica, oltre che parlare di come facilitare la redazione dei piani urbanistici comunali, oltre che dare delle regole generali per anche per la predisposizione dei piani urbanistici, c'è anche un capitolo molto importante per il recupero dei centri storici, perché è chiaro che sono un capitolo a parte, no? Edifici già esistenti come questi non li vogliamo buttare giù, sono una parte del patrimonio culturale della regione, sono una parte della bellezza del quartiere, ma qualche compromesso va preso, no? Bisogna renderlo funzionale e veloce, renderlo abitabile, quindi ascensori, scale, l'uso dei sottopressi, come utilizzare diversamente in questo caso i sottani, ci sono delle cose che devono essere, delle scelte che devono essere fatte per sopperire a tutte le esigenze, la conservazione, la tutela, ma anche l'uso, perché altrimenti non c'è l'uso, non c'è più la conservazione, c'è solo l'abbandono con tutto quello che conosciamo. I piani urbanistici possono anche contenere dei centri storici, anzi che devono contenere delle indicazioni sulla destinazione d'uso, e cioè non può essere la destinazione d'uso non può essere solo turistica, non può essere solo pubblici servizi, di bar, ristorazione, così come non può essere solo commerciale e così via. Quindi nella predisposizione
disposizione dei piani per il centro storico, visto che abbiamo capito che ci vuole una pluralità di funzioni, perché questo rimane da dire, ci sono delle norme che indirizzano l'utilizzo degli edifici, degli spazi esistenti. Questo vale per i tanti servizi, no? Eventualmente un poliambulatorio, casa della salute, o lo spazio per la farmacia, lo spazio per le attività commerciali di prima necessità, lo spazio per gli artigiani, l'housing sociale, lo spazio anche per le persone che hanno maggiori difficoltà a trovare una casa, non ce l'hanno. Il piano urbanistico non ha solo un aspetto, diciamo, tecnico e ingegneristico, c'è anche un suo aspetto sociale che è parte fondamentale del piano. Non è solamente mettere assieme edifici, case, eccetera. Bisogna proprio immaginare la città, lo spazio in cui gli uomini e le donne vivono. Nel PUC ci può essere tutto questo, tornando al commercio, al piccolo commercio. Ne parlavamo per caso anche poco fa. Il castello da qualche anno è andato diverso, è un po' per scelto più vicino a questa istituzione, non si può incontrare, come si chiama? Perché? Sì, sì. Quindi è andato via lui, forse perché l'ha detto. No, credo che sia stato sfrattato, già lui che si trovava nel quartiere, aveva i pezzi fuori. Ma in certi paesi della Sardegna, paesi di 300 abitanti, 200, 400, sono tanti, due terzi dei sardi, vivono comunque in paesi piccoli, sotto i 3.000 abitanti, no? Ma tantissimi vivono nei paesi sotto i 1.000 abitanti, quindi più piccoli del quartiere di Castello. Prima se ne va alla banca, se ne va all'ufficio postale, studia la scuola, anche loro spariscono, chiudono i negozi. Ci sono dei paesi ormai dove non c'è più panificio, non si può più comprare il pane fresco, cioè, non c'è più un negozio di alimentari, non ci sono proprio gli elementi principali, per cui anche il negozio di alimentari diventa quasi un pubblico servizio, un servizio pubblico di irrinunciabile, e quindi gli spazi, ci vuole quasi un sostegno persino al piccolo commerciante, perché bisogna avere un sostegno alle farmacie, infatti si chiamano farmacie rurali, in qualche modo anche una premialità perché rimangono aperte, ma tra un po' bisognerà dare un sostegno al negozio di comunità, al negozio rurale, al negozio di una comunità come di un quartiere chiuso. Quindi la programmazione del commercio, la legge sul commercio deve tenere anche queste cose, così come già si fa per le farmacie rurali, per altre persone. C'è
paga più volte il sostegno pubblico anche all'artigianato in questo caso. Avete detto voi, il Castello ha una vocazione naturale anche ad avere una cooperazione di studenti. Noi nel passato abbiamo fatto degli interventi, dei bandi importanti, uno si chiamava Cini, che riguardava la sistemazione, soprattutto gli spazi pubblici. Poi avevamo fatto un bando che riguardava, in qualche modo anticipato, queste agevolazioni per le facciate, i tetti, per gli spazi comuni. Ma avevamo fatto anche delle cose interessanti, cioè venivano finanziati i comuni per comprare una via, 4, 5 edifici, 6 edifici, in maniera che si potesse fare un intervento importante, e poi restaurarla e utilizzarla per l'ausilio sociale. Per esempio, ho anziani che magari ormai avevano un appartamento troppo grande, troppo vecchio, difficile da abitare perché magari non c'erano gli ascensori, le scale, e potevano prendere dei monolocali, dei locali con un affitto molto modesto, andare a vivere lì, avere anche degli spazi comuni e così via. Poteva, mettendo assieme anziani, anche qualche giovane che rimaneva solo, sì, diverse comunque difficoltà di avere una casa. Quindi attività di questo genere se ne possono fare, quindi recuperi un pochino più ampi di un singolo edificio. Così come abbiamo finanziato, sono stati realizzati degli studentati comprando anche lì 4-5 edifici che sono stati restaurati tutti assieme e riprogettati come uno studentato. A Sassari non ci vanno volentieri gli studenti, preferiscono andare in altri studentati, quello lì un centro storico, bello, nuovo, è l'ultimo in cui vogliono andare. Perché? Perché è un centro storico complicato, come ha ricordato la nostra amica poco fa. Un centro storico è enormemente più complicato di quello in Italia, dove comunque alcuni quartieri sono stati ripresi, insomma, hanno ritagliato, come dire, sono stati rifatti sotto servizi e si è cercato di migliorare. Poi forse Vittorio Emanuele ha le sue complicazioni, però è comunque migliorato rispetto al passato. Quindi ci insegna delle cose che dovrebbero essere gestite meglio in futuro, ma è migliorato. Lo stesso vale per Villanova, lo stesso vale per San Marco, ma lì la professione la pizza non è più complicata, perché lì hanno veramente eccellente. Sassari invece è totalmente abbandonato, soprattutto la parte bassa, questo quartiere, la città murata è uno spazio, un rettangolo stretto e lungo che va da la piazza d'Italia, ricorderà il centro di Sant'Elieri, prima alla zona di Sant'Antonio dove c'è la stazione delle Ferrovie dello Stato. In questa lunga discesa si divide il centro storico in due. La parte più bassa è veramente la più complicata. Dentro uno di questi quadranti in basso, a sinistra è il quartiere di San Donato, dove c'è stato anche una strada fuori, c'è stato recentemente vicino alla scuola. E a Sassari c'è stata una grande manifestazione, un migliaio di persone che hanno attraversato il centro storico, in senso di varietà, a questo quartiere complicato, a quello che era accaduto, vicino a bambini che presentavano
Castello non c'è bisogno di interventi di questo genere, però certamente la mano pubblica deve fare in modo che questo quartiere possa essere di più del quartiere della notte, così via. Ma avete già detto voi, questo qui dovrebbe essere il quartiere non della movida notturna, ma della movida culturale. C'è la freddezza, ci sono i monumenti, c'è la vecchia sinagoga, c'è tanti palazzi importanti. La porta di Santa Cristina, cioè il luogo della cultura più importante della città, della città della Repubblica, insomma, ha certamente questo aspetto di luogo della cultura, questo palazzo civico, il museo diocesano, molto spesso questi luoghi sono tutti, perché la cultura ha bisogno di essere aiutata e quindi ha bisogno di essere finanziata. Ora, il vecchio tempo, ultimamente a lungo l'ho visto chiuso, ultimamente lo vedo più vivo, hanno anche, credo che stanno utilizzando il cortile che si affaccia sul panorama, dove sul panorama si prende. Però, ad esempio, il vecchio teatro, quello bombardato, è chiuso da quanto tempo. Che spreco è quello? Che spreco è? E se poi non va bene per teatro, perché non so se è vestito per teatro, ma hanno deciso che poteva rimanere senza copertura, oppure pensavano a una copertura leggera che non si è mai realizzata. Ma può essere un luogo per il co-working, per quei tanti eventualmente nomadi digitali che o per gli studenti che vogliono qui lavorare in uno spazio comune, o per associazioni culturali che hanno bisogno di uno spazio, potrebbero fare teatro, fare danza, ecco, lo spazio di danza, lo spazio chiuso. E quanti spazi chiusi ci sono qui in Castello, che devono essere recuperati. Quindi investire nella cultura, il Castello è una cosa che c'è tutto naturale. Queste sono cose che la regione può fare, investire nel commercio, investire nella cultura, investire nell'artigianato, investire nel recupero degli edifici e assegnarli non solo all'attività alberghiera, ma all'attività della residenza sociale. Secondo me il Castello si è un po' popolato più di altri, perché diciamoci la verità, è arroccato, è in alto, ha il suo privilegio, è stato così in alto, ma anche le sue difficoltà. E quindi è faticoso scendere giù e poi risalire, è faticoso scendere in piazza Vienna, è faticosissimo risalire da piazza Vienna, è abbastanza faticoso risalire anche la piazza Costituzione. E quindi i mezzi meccanici devono essere immaginati, devono essere anche adeguati. Se ci sono mezzi interi in cui non funziona neanche uno, gli ascensori, perché vediamo che poi partire a questo se ne va. E quindi quei mezzi bisogna lavorare. In certe città è già avvenuto, per fare dei lavori straordinari, ma di mobilità urbana. Queste città, insomma, sono stati fatti anche investimenti straordinari di mobilità urbana per superare il livello, per arrivare alla città arroccata. No, io non sono mai andato a Malta, ma vi racconto che a Malta succede la stessa cosa. Il Castello è una cosa rotta di Malta, e anche lì bisogna salirci, anche lì i mezzi funzionano. Quindi, superare questo dislivello, questa fatica comunque di vivere da pedoni qui si avanza l'età, la fatica per chi cresce, per chi diventa grande, la fatica di superare questo dislivello, questo arroccamento, la possibilità invece di lo
Economia, ma le forze, se possibile, a un livello internazionale,
biodiversità del mare, le competenze di oggi, no? della trasformazione digitale, dell'intelligenza artificiale, tutto quello che volete. Quindi la regione certo può indirizzare questa crescita, non solo con le residenze, altre ne stanno arrivando in piazza di indipendenza, forse sono già arrivate, sono arrivate, va bene anche quello. All'epoca anche con l'aiuto della regione venne fatto lo studentato promosso dalla Curia, lì dove c'era non è qui, e dove c'era il seminario di Acuvoni. Però da quest'anno è diventato persino studentato è diventato da quest'anno come la normale visita al Collegio Sant'Anna o altre cose che esistono a Roma. Ora ha chiaramente un suo indirizzo questo Collegio di Medici, ma meglio averlo che non averlo. Quindi questa dimensione di città universitaria, di città della conoscenza, di città universitaria, di competenze, verrebbero naturalmente molto coinvolto il quartiere di Castello, ed è una direzione che anche il quartiere di Castello potrebbe. Dovrei, non so come si chiama, quell'edificio enorme di fronte alla sede storica del rettorato. Quello l'ex liceo artistico. Sì. L'ex complesso del discorso, perché poi nella piazza dove c'è la chiesa del Santo Giorgio Corazzano, e poi del centro complesso del discorso, anche quello è l'edificio pubblico da recuperare alle attività di cui stiamo dicendo. Quindi certo la regione può fare molto per il centro discorso, ha le risorse. Ora, tutte queste risorse fantastiche che sono a disposizione per la programmazione dei prossimi 4-5 anni, ma davvero, permettetemi di dirlo, la quantità di risorse che la regione da quasi non aveva mai visto. Abbiamo calcolato, riportando le lire degli anni 60, gli euro di oggi, sono oltre 3 volte il piano di rinascita. Solo che il piano di rinascita era distribuito in 12 anni, queste risorse avrebbero speso entro il 2027, siamo arrivati al 2024. Vedete che 10 anni, 2 anni in più, sono 5 anni, quindi in meno della metà del tempo del piano di rinascita dobbiamo spendere più di 3 volte tanto il piano di rinascita. Su che cosa ne dobbiamo spendere? Nella transizione verde, nella transizione energetica, certamente qui potrebbe essere realizzata una bellissima comunità energetica, anche per rendere le cose più facili, la vita più facile, una transizione verde, una transizione energetica, ma l'asse numero due subito è l'istruzione, la conoscenza, l'università, la ricerca, e quindi le cose di cui stavamo parlando sono tutto dentro uno degli assi fondanti di questo per investire, per attuare queste risorse straordinarie. Quindi la scuola, per la scuola vuol dire anche 0-6 anni, e quindi se ci fossero aziende 0-6 anni, sì, non solo private come quelle che sono state anche l'asilo Roberto Margherita, ma anche un bello 0-6 anni, sì, e poi finalmente la cartolina alla Fiera, riportarci le scuole medie pubbliche, e anche lì in un'unica scuola dove tu cresci il 06, le scuole elementari, le scuole medie, e anche qui il Castello, come dico per ogni paese della Sardegna, la scuola aperta fino alle 8 di sera, alle 7 di sera, che vuol dire non solo orario continuato, da quelli bambini al mattino e poi se le restituisce alle facce, vuol dire che la
rilanciare gli adulti per l'educazione continua, possa diventare un luogo vivo della vita culturale, della mobilità culturale, come avete detto, la scuola aperta, la scuola lunga. Perché la verità, una persona mi ha detto, ma questa è la scuola del Salesiano. Ma magari le pubbliche per tutti. Naturalmente nulla contro la scuola di sanità, però se questa scuola che oggi è per pochi potesse essere per tutti e fosse un elemento caratterizzante del castello, perché no? Io vorrei che fosse un elemento caratterizzante di ogni paese della Sardegna, la scuola aperta, la scuola lunga. Che sia un'alternativa al bar, che sia che è l'unica cosa che è aperta in certi paesi e che sia anche un luogo dove i ragazzi che si stanno perdendo perché si sono distratti la mattina possono essere recuperati e sottratti all'abbandono scolastico, sia un luogo dove questi ragazzi vedono la scuola bella, piacevole e anche utile, perché magari loro non sanno che tornerà utile anche il teorema di Pitagora o chissà cosa, in ragione l'abitudine al ragionamento, ma magari vedono subito utile la capacità di fare un video con loro smartphone, di farlo meglio, di fare fotografie, di fare musica, di fare di comprendere meglio la vita digitale, non solo come utente ma anche un po' come protagonista, la vita, noi sappiamo, non è solo quella delle competenze digitali o di immaginarci tutti influencer, però magari può rendere la scuola più piacevole, più vicina ai ragazzi che poi non l'abbandonano, magari arrivano dove devono arrivare, si trovano e poi più avanti, come speriamo tutti, perché comunque l'Unione Europea ci dice che il 50% dei ragazzi si devono laureare. In altre regioni si stanno laureando e qui siamo al 20%, e quindi questa scuola ci deve servire anche per questo. Io l'ho fatta tutta e la finisco qui. Quindi abbiamo parlato del castello, ma il castello è un centro storico in questo momento più fortunato di quello di Sassa, ma potrebbe essere molto più fortunato, perché almeno fortunato è centro storico di altre città. E poi, come ha detto anche Maurizio, dobbiamo imparare da altri centri storici, evitare le gentrification, tutte queste cose che sappiamo e che non ci piace. Abbiamo parlato anche dei paesi e alla fine abbiamo parlato anche di un'idea di Sardegna più inclusiva, che sappia accogliere, che sappia più vicina alle necessità dei cittadini quando si confronta con la pubblica amministrazione, più vicina alle famiglie, quando oggi l'ho visto, una famiglia che doveva scappare dal castello per portare i bambini a scuola di inglese, se lo può permettere, o in palestra o al basket, se lo può permettere, e magari anche la conciliazione con il lavoro e la vita familiare non è molto facile, bisogna correre da una parte all'altra. Avere invece una scuola aperta, utilizzare anche gli impianti sportivi di una scuola, utilizzarli per la scuola inglese, magari per la palestra, ci fanno immaginare un modo diverso di vivere. Avere l'università dove i ragazzi imparano che ci sono gli studenti dell'università, vedono la facoltà di architettura aperta, insomma si avvicinano e trovano quasi naturale che la vita adulta per loro comprenda l'università e non comprenda la strada. E proprio se lo trovano in maniera spontanea, quasi, se vogliono trovare spontanea. Magari qualcuno si mette a fare figli, certo. E qualcuno si mette a fare figli, magari se vede che c'è un paio di figli, se lo sei, e se vede che magari appunto glielo prendono volentieri al mattino, lo vedono crescere bene, ora fanno tutti questi asili nuovi, non più divisi per aule, ma divisi per zone didattiche, dove fanno tutti assieme, ed è anche trovato, diciamo, che questi bambini che vanno all'asilo da
Pisa e nei primi mesi e sono, hanno il confronto da subito, non è vero che nascono, crescono peggio perché sono, crescono meglio perché si abituano subito al confronto la seconda persona. Insomma, io mi sono ricandidato perché nonostante fossi lontano dalla politica ormai più di anni, perché penso che la Sardegna possa avere una sorte migliore di quella che sta avendo. E penso anche che invece di risorse, un sacco di cose che succedono, queste cose le possiamo vedere passare, vedere farcele sfuggire, possiamo essere, diciamo, spettatori passivi o possiamo essere protagonisti. Io credo che la Sardegna possa essere protagonista, ma possiamo essere. Grazie.